Siamo con Cristina Correnti, presidente del Comitato regionale Pallacanestro. Benvenuta a Ribera, la Pallacanestro di Ribera ha fatto anche la storia. Come mai questa visita qui a Ribera? Perché il delegato ha organizzato questa riunione con tutte le società della provincia e siamo qua per incontrarli, per gli auguri natalizi e soprattutto per dare merito a quello che la provincia sta facendo negli ultimi anni. La provincia cosa sta facendo di reale per questo sport che ha un seguito davvero notevole? Importante, soprattutto abbiamo visto che a Ribera, oltre alla squadra che opera nel settore giovanile, adesso abbiamo una squadra che nel campionato di promozione ha fatto 1200 spettatori e quindi è andata un po' alla ribalta regionale per questo storico risultato. E abbiamo sia qui a Ribera che ad Agrigento, la Fortitudo Agrigento che è nel campionato di A2 sta facendo tante buone cose avendo avuto una autoretrocessione nel periodo del Covid, quindi diciamo che ci sono tante realtà anche nella provincia, Canicattì, abbiamo un risveglio generale dell'attività del basket. Le società, gli eroi che gestiscono le società hanno sempre a che fare con le problematiche sugli impianti sportivi, a che punto siamo? Qui abbiamo sicuramente molto da lavorare in tutte le province, in tutta la regione. L'impiantistica è una nota dolente perché abbiamo degli impianti ma comunque non abbiamo fatto la manutenzione ordinaria e quindi abbiamo problemi anche di agibilità e in questo momento è un problema grandissimo perché non permette al pubblico in tantissime piazze di andare a vedere le partite, anche nelle partite giovanili. Quindi sicuramente un'attenzione da punto di vista politico questa deve essere data, è importante. Però come ha detto lei abbiamo degli eroi che quotidianamente si spendono per poter fare attività sui campi. Facciamo allora a tutti gli auguri, anche agli eroi, ma soprattutto a chi ama questo sport davvero. Assolutamente, un augurio che la pallacanestro possa essere attraverso di loro sempre più grande e più importante. Da un periodo del Covid, come lo slogan del comitato, siamo tornati più forti di prima, siamo tornati nelle piazze, siamo tornati come pubblico, siamo tornati come praticanti e quindi speriamo di poter continuare sempre su questa strada. Viva lo sport allora. Grazie. Thank you.